Rivelino e Radio Freccia Fi, partiti. Con Ray Charles GSM all'interno di Revenge Wise e poi il numero uno di Ronda degli Ulivi. Ray Charles che rientra completamente a Revenge Wise, permettendo all'avversario di prendere la seconda posizione allo steccato, poi terzo in corda Ronda degli Ulivi davanti a Rivelino, chiude Radio Freccia, ha sbagliato Raissa Horse, sbaglia anche Revenge Wise. Ray Charles GSM dopo 400 in 29.1, guida con un paio di lunghezze da su Ronda degli Ulivi, che però adesso accorcia, poi Rivelino con Radio Freccia Fi, che adesso si scopre per andare all'assalto di Ray Charles GSM. I 600 in 45.7 si è andati abbastanza piano per la categoria, e adesso Radio Freccia Fi la mette sul parziale, cercando la sfida come se fosse un race off, e adesso con un 15.4 la corsa si velocizza. Ray Charles GSM, Radio Freccia Fi, Ronda degli Ulivi, poi Rivelino, questi quattro in corsa quando si arriva al chilometro con un parziale in 15.3. Ray Charles GSM che ha la pressione di Radio Freccia Fi, ha sbagliato Rivelino, lì sotto c'è Ronda degli Ulivi, viene stappato Ray Charles GSM, questo è un parziale veloce, si vede a occhio, in effetti 14.7, Ray Charles GSM e Radio Freccia Fi sempre alle prese, Ray Charles di dentro, Radio Freccia che adesso dà il parziale e la pariglia completamente, sembra andare più facile Radio Freccia, anche se Ray Charles resiste, Ronda degli Ulivi che si prepara a dare lo speed, i tre a lottare per il successo, di dentro Ray Charles, all'esterno Radio Freccia, poi Ronda degli Ulivi, Ray Charles sembra essere un po' stanco, passa Radio Freccia Fi, Radio Freccia Fi che passa e vince su Ronda degli Ulivi e poi Ray Charles GSM. 30-30 dice il tabellone, il finale, gli 800 metri conclusivi di Radio Freccia Fi con Lucio Becchetti per la scuderia Ucci Riccitelli. La tattica non è bastata, Ray Charles GSM, Radio Freccia Fi ha fatto capire di essere una cavalla buona buona, questa Ganimede e Castiglia, progredisce ancora Ronda degli Ulivi che è ottima seconda su Ray Charles GSM.